Buongiorno a tutti, sono Luisa Lauretta, direttore della rivista Psicologia e Scuola. Sono qui per presentarvi il secondo webinar di aprile, il primo è stato l'11 aprile. E in questo webinar, in questa lezione, la professoressa Giuliana Pinto ci parlerà della funzione del conflitto a scuola. E questo secondo appuntamento fa parte di un ciclo di webinar che si sta svolgendo nel mese di aprile. I webinar intendono offrire riflessioni e indicazioni su temi di grande attualità e interesse per il mondo della scuola, come i compiti di realtà, a cura di Sergio Mastarella, quella attuale sulla funzione dei conflitti a scuola, a cura appunto di Giuliana Pinto, il successivo sarà sulla didattica inclusiva, a cura di Maria Cristina Peccianti, anche Giacomo Stella parlerà di didattica inclusiva. Inoltre ci sarà anche un webinar sulla qualità delle relazioni nel sistema classe. Questo ciclo di webinar rientra nel progetto Star Bene a Scuola, fortemente voluto da Giunti Scuola, Giunti del Borgo e Gaia Edizioni. Star Bene a Scuola è un progetto culturale che si prefigge di sostenere gli insegnanti nella loro professionalità, di sostenerli a tutti i livelli, da quello didattico a quello relazionale, tant'è che la rivista Psicologia e Scuola ha dedicato allo Star Bene un numero speciale, quello di marzo-aprile, che è possibile scaricare sul sito di Giunti Scuola. Passiamo adesso al tema di oggi, che è quello appunto della funzione del conflitto a scuola. Giuliana Pinto mostrerà le molte facce che il conflitto può assumere nel contesto scolastico, le conseguenze negative e positive che il conflitto può avere sulle relazioni interpersonali, sulle relazioni fra quindi allievi e docenti e fra compagni nel gruppo dei pari, e le sue potenzialità per favorire la consapevolezza delle ragioni, dei punti di vista e delle emozioni proprie e altrui. È un tema sicuramente di grande interesse e attualità per il mondo della scuola che vi invito a seguire con molta attenzione. Vi comunico anche che alla fine della diretta avrete, non immediatamente, ma nell'arco di qualche giorno, un link da cui sarà possibile, rivedere questo intervento. Allora, la professoressa Giuliana Pinto è professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione all'Università di Firenze. Dirige il Centro di Psicologia Scolastica presso il Dipartimento di Psicologia, è membro del Comitato Direttivo di Psicologia e Scuola, e si occupa in particolare di processi di acquisizione della lettura e della scrittura, dello sviluppo dei sistemi simbolici e delle concezioni infantili delle relazioni interpersonali. Vorrei citare in particolare un suo libro pubblicato per Giunti Scuola, Te lo dico con le figure, Psicologia del disegno infantile, che adesso vi mostro. Eccolo qui. Bene. Allora, a questo punto passerei direttamente la parola a Giuliana Pinto e ci rivediamo dopo. Buonasera a tutti. Il conflitto è un'esperienza psicologica assai complessa e molto bistrattata. Se a tutta prima è un termine a cui si associa un valore negativo, preferendogli il suo contrario, cioè l'armonia, il conflitto è in realtà un ingrediente essenziale della vita quotidiana, da cui non sarebbe auspicabile augurarsi che esso sparisse per essere sostituito da un accordo a tutti i costi. Il suo volto buono è quello che permette a ciascuno di noi di definire il senso di sé, distinguendo fra noi e l'altro. È quello che ci permette di vedere come distinti i nostri bisogni da quelli altrui. È proprio il conflitto che ci permette di esprimere un punto di vista personale rispetto alle opinioni degli altri. E infine, il conflitto è quello che ci permette di agire moralmente, sostenendo le ragioni del giusto o di ciò che noi riteniamo tale, rispetto allo sbagliato. In questa prospettiva, il contrario del conflitto è l'ignavia, è il non prendere posizione, è il lasciare che le cose accadano,
la peggiore tra le forme di complicità e di connivenza che si possano conoscere in una società. Dunque, la prima delle affermazioni che vorrei condividere con voi è quella secondo cui il conflitto è una componente necessaria e ineludibile di ogni rapporto educativo. Non c'è poi una grande intesa neppure su che cosa debba intendersi per conflitto. Ciò per cui le persone si scontrano, i comportamenti intorno a cui si accendono i conflitti, dipende dai contesti, dalle vicende personali, dalla cultura. E ugualmente è variabile quanto di un certo comportamento si è disposti a tollerare, quanto invece fa scatenare il conflitto. La mancanza di puntualità potrà compromettere irreparabilmente un rapporto lavorativo, mentre potrà essere tollerata con più indulgenza fra amici. Non è vero forse che noi spesso diciamo, ma come fa a sopportarlo? Pensando a qualche cosa che nelle nostre esperienze sarebbe inaccettabile, che invece vediamo ben assimilato nell'equilibrio relazionale degli altri. Potremmo dire che il conflitto nasce nella natura e finisce nella cultura. Eccoci allora a chiederci che cos'è conflitto nel rapporto tra ragazzi, adolescenti, giovani e i loro educatori e le figure di autorità che essi hanno davanti. Come abbiamo proceduto in questa indagine? Abbiamo proceduto cercando di dare voce proprio all'adolescente, al quale il conflitto serve in maniera potentissima per aiutarlo a costruirsi un'identità, per fargli decidere non solo chi è e chi è stato, ma chi diventerà. Potremmo, estremizzando questo concetto, dire che così come le adolescenze sono una, nessuna e 100.000, ugualmente i conflitti che all'interno delle adolescenze hanno un ruolo, che appunto come vi ho anticipato presenta aspetti positivi oltre che aspetti negativi, anche questi conflitti non sono pensabili una volta per tutti e uguali per tutti. Potremmo dire che ogni adolescente ha i suoi conflitti, che diventano tali in virtù delle caratteristiche complessive che la sua vicenda adolescenziale presenta. Certamente il primo luogo dove il conflitto si esercita, il primo ambiente educativo, è quello legato al contesto familiare, che oggi si dice è caratterizzato proprio da mancanza di regole o confusione, da un regime di negoziazione continua, da confini inesistenti o confusi fra i membri della famiglia, da sovrapposizione di ruoli con una tendenza alla latitanza del ruolo genitoriale e da processi che mantengono per lungo tempo i figli all'interno della famiglia. Il dilemma adolescenziale, dunque, che su questo sfondo si situa, deve essere superato giungendo alla capacità di essere coerenti e leali rispetto a impegni assunti verso se stessi e verso gli altri, attraverso un processo di identificazione che passa attraverso il rifiuto delle identità precedenti, proprie e di quelle sperimentate dagli educatori, e attraverso la sperimentazione di ciò che si potrebbe diventare. Un lavoro, un processo pieno di potenziali distorsioni. Difficile vedere ciò che siamo, ancor più vedere ciò che diventeremo in un'età caratterizzata da mutamento costante, ininterrotto. Distorsioni che, come questa immagine vi suggerisce, possono andare nella direzione di un'amplificazione del sé, così come di una riduzione del sé e del proprio valore. L'immagine di sé è dunque fluttuante. È una costruzione sociale che viene appresa anche attraverso gli atteggiamenti che gli altri esprimono nei confronti del soggetto stesso, gli altri che funzionano come una sorta di specchio riflettente.
In adolescenza l'ancoraggio sociale dell'immagine del sé agli altri è particolarmente evidente e esaltato dall'incertezza della continua trasformazione. L'esperienza scolastica ha uno spazio potentissimo nella costruzione dell'immagine di sé, grazie all'interazione con l'insegnante da una parte e al confronto con i propri coetanei dall'altro. È quindi una esperienza, quella scolastica, che influenza non solo la costruzione del sé attuale, ma anche il progetto di vita. Abbiamo detto però che il sé esiste e assume significato solo all'interno delle relazioni dentro cui l'individuo è situato. Potremmo dire: dimmi con chi sei e ti dirò chi sono. Proprio questo ci hanno detto i adolescenti e preadolescenti, a cui abbiamo chiesto di mostrarci se stessi in rapporto con due partner, il padre e la madre. La richiesta era molto semplice: fai un disegno in cui ci sei tu con la mamma, fai un disegno in cui ci sei tu con il babbo. E quello che ora io vi chiedo di fare è di guardare come i soggetti hanno rappresentato se stessi al mutare di queste relazioni. Madre, padre, guardate il sé. Mamma, padre. Incominciamo ad avere un po' un senso di vertigine. Quell'adolescente, proprio lei, sì, certo, è lei, la riconosciamo, ma nel passare dall'uno all'altro dei partner la sua età sembra diminuita, sembra mutata, come quella di quest'altra bimba, ragazzina, che ha scelto invece, nel rapporto in cui si mostra col padre, di giocarsi la carta di un sé più seduttivo, più maturo. Anche i maschi stanno alle stesse regole del gioco. Guardate come fluttua il sé dall'una all'altra degli scenari di rapporto. Guardate quali volti diversi il partner autorizza a mostrare o invita a mostrare. Un sé riconoscibile, certo caratterizzato da continuità, ma proiettato in avanti ed indietro nel tempo e nei ruoli al variare del partner. Non c'è da meravigliarsi se l'insegnante che entra in una terza media ha una sensazione di vertigine. Da un giorno all'altro quello che ha davanti sarà una o molte di queste possibili identità. Scorro un po' velocemente. Queste immagini credo vi abbiano dato il senso di come l'immagine di sé sia funzione del rapporto entro cui è inserita. Con una evidente violazione del piano di realtà. Non c'è dubbio che qualche genitore sarà più alto del figlio, ma certamente il passaggio di queste identità adolescenziali da uno a un altro ruolo non può che confermarci come sia importante l'altro nel farci decidere che immagine di noi mostreremo. Abbiamo poi chiesto ai ragazzi di dire con le parole qual era la loro immagine del conflitto, quali fossero a suo giudizio i diritti e i doveri che i genitori si attendono da loro e che cosa dà luogo a eventuali conflitti e come questi vengono gestiti e affrontati. Il tema delle regole è caratterizzato nelle risposte che i ragazzi hanno dato a questi interrogativi, da un'assoluta assenza di sacralità. La parola in sé regole ha suscitato nei ragazzi commenti ironici, come se costituisse qualcosa che non appartiene al lessico, ma piuttosto fosse, si riferisse a un armamentario educativo formale e superato. Alla domanda "avete delle regole?" i ragazzi rimangono disorientati, ribattono con tono interrogativo e sarcastico: "non c'è mica un regolamento scritto, ma regole rispetto a cosa?"
Emergono poi le regole pratiche relative all'uso degli spazi domestici e alla gestione delle faccende di casa, come in questo esempio a casa mia mettere a posto le stanze se no mia madre si arrabbia. Regole dirette a controllare e gestire i movimenti dei figli nel mondo esterno. Devi tornare presto a casa se no stai in punizione. Se vado da solo sono rovinato perché mia madre non vuole, è un incrocio pericoloso e i miei non si fidano, non vogliono. Regole che riguardano l'impegno scolastico. Andare bene a scuola, fare tutti i compiti. Nelle rappresentazioni dei preadolescenti che abbiamo intervistato, le regole vengono costruite e comunicate in famiglia più attraverso un passaggio informale che come un'esplicitazione. Le regole le capiamo con il tempo, quando ci dicono adesso basta e fai questo, oppure quando devo uscire e dice torni alle 6 o alle 6 e mezzo, e tu torni alle 6 e mezzo, col passare del tempo, se una cosa si ripete tante volte, vuol dire che ti danno una regola. E che cosa accade secondo i ragazzi quando in famiglia il figlio preadolescente trasgredisce una regola? Gli interventi genitoriali più frequenti appartengono al regno delle parole, rimproveri a volume di intensità differenti a seconda di quanto il livello di rabbia nel genitore è alto. Quando urlano vuol dire che sono veramente arrabbiati. O quello delle punizioni privative, molto spesso minacciate e non agite. Io so che certe punizioni le applicano e certe no, ad esempio mi ritirano il computer se gioco al computer o se rispondo male. Invece di solito se prendo brutti voti minacciano di portarmi via i soldi della paghetta, ma poi non lo fanno mai. L'intervento genitoriale, che di gran lunga sembra toccare la sensibilità dei preadolescenti, è quello che comunica la delusione e la perdita di fiducia dei genitori. Sono moltissime le testimonianze a conferma di questo, frasi del tipo a me fa effetto quando mi dicono che sono delusi, quando dicono che non hanno più fiducia in te, mio padre mi toglie la parola ed è una cosa che non riesco a sopportare. Le botte passano, danno dolore a tua mamma o a tuo papà, fa più male perché ti amano e ti mantengono. Le circostanze esplicite di scontro nelle parole dei ragazzi rimandano soprattutto ai casi in cui padre e madre non risultano disponibili ad accogliere le nuove esigenze dell'età di sperimentazione e di socializzazione. Ogni volta mi costringono la domenica a stare con loro e a non uscire con i miei amici e io alla fine sto con loro, mi obbligano a fare delle cose che sanno che non sono per me e ci devo andare lo stesso. Per esempio l'altro giorno c'era uno spettacolo che era pure per femmine e loro mi hanno obbligato ad andarci. Io mi scontro con mia madre sulle cose che voglio scegliere io per me stessa. Dopo 3 mesi sono riuscita a convincerla a farmi una scia colorata sui capelli con l'acquerello che lei non voleva, ma penso che non è giusto. Un'altra occasione di contrapposizione riguarda l'assunzione da parte dei genitori di decisioni non eque agli occhi dei figli. Quando fanno ingiustizie tra me e i miei fratelli, per loro i piccoli hanno sempre ragione. I preadolescenti dichiarano però di non mettere realmente in discussione il pensiero dei genitori, cercando piuttosto di identificarsi con loro. In realtà io la maggior parte delle volte so che hanno ragione loro, cioè mi faccio un'idea che ho ragione io e provo a convincerli, ma alla fine hanno ragione loro. Armonia e conflitto con i genitori. Vediamo adesso come l'hanno mostrato. Guarda che bella maglietta, sì, hai proprio ragione. Scusate, questo viene male. Ti sei divertita oggi? Sì, molto. E tu, come va? Guarda che disordine, stai più attenta. Ok, starò più attenta. Guardate dove va a finire il sé, dove sparisce, dove scende per effetto del conflitto. Armonia. Va subito a fare i compiti, se no uso la cucchiarella. Conflitto. Armonia. Che bello quel completino, lo compriamo? No, non mi piace, sei proprio una stupida, è bellissimo. Sarò anche una stupida, ma non voglio, e basta. E va bene. Un conflitto che in realtà è cedimento, come nel caso di questo ragazzino che di fronte all'ingiunzione vai a fare i compiti, Matteo, uffa, sempre come vuoi tu bisogna fare, si mostra alla fine remissivo. Non sempre però le cose vanno in questo modo. Guardate come questa adolescente in armonia con la madre si sottomette a lei in una vera e propria cessione di potere a una divinità crudele. O come questa ragazzina che alla lode per il 10 preso in matematica fa seguire di fronte al rimprovero
una scomparsa di sé quasi nei panni di una piccola bambina incapace. Mamma, se vinci di nuovo te ti mangio. La parità nell'armonia qualche volta però si mantiene anche nel conflitto. Ecco la ragazzina che fronteggia, o potremmo meglio dire spalleggia, la madre mettendosi sul suo piano nel conflitto, così come questo ragazzino lodato per la sua obbedienza fronteggia la madre quando questa lo rimprovera dicendogli fila in camera tua e pensa, ah, gli dovrei dare una lezione. E guardate come la ragazzina che riceve dalla madre il denaro per un acquisto desiderato, quando lo schiaffo la raggiunge per una trasgressione compiuta, cresce. È vero, la madre la colpisce, ma questa bambina che riceveva in posizione subordinata il denaro, guarda la madre faccia a faccia quando si scontra con lei. Così come il bravo, hai preso un meraviglioso voto e viva ti voglio bene, non cala, non rinuncia a mettersi alla pari con la madre sotto la pressione oggi ti metti i pantaloni di velluto, sei una, devi sempre rompere, no, non me li metto, e addirittura salendo su una sedia per mettersi in condizione di fronteggiare l'altro e di sfidarlo con uno sguardo alla pari. Un conflitto quindi, come in questo secondo caso, che non provoca una depressione del sé, ma crea l'occasione per far valere le proprie ragioni, potremmo dire per farsi valere. Ancora una scena in cui il conflitto ha prodotto invece un esito rischioso, ha prodotto una interruzione del rapporto. Il ragazzo si chiude di spalle coprendosi le orecchie, la madre esce dalla porta. Lo stesso accade qui. Vai a studiare inglese che fai schifo. Noveno voja o ma. E non parlare in dialetto. Qui il conflitto ha portato addirittura alla scomparsa del partner dalla scena. La madre parla ma fuori dalla porta. E il figlio, del figlio non vediamo se non questa nuca ostile. Fine primo tempo c'è però scritto su questo schermo, a lasciarci immaginare che forse questo conflitto potrà riprendere nella forma di un dialogo. Che cosa succede quando il conflitto si sposta a scuola? Ho detto in esordio, e lo voglio sottolineare adesso, il conflitto è ineludibile dalla dimensione educativa. L'esperienza scolastica è fatta di un confronto sulle regole in una situazione che è gerarchica, non è una situazione paritetica. Dunque le regole possono essere condivise, ma ed in parte co-costruite, ma la relazione educativa è una relazione nella quale lo studente entra in un sistema di mete e di comportamenti prescritti, la capacità di adeguarsi ai quali è l'indicatore della sua competenza scolastica. Il bambino e l'adolescente vengono investiti da una serie di compiti il cui esito positivo ha ripercussioni appunto non solo sul piano cognitivo ma anche sul piano sociale. Il modo in cui il conflitto scolastico è gestito ha degli importanti riflessi su costrutti quali l'autostima e l'autoefficacia, la capacità di sintonizzarsi con l'ambiente di appartenenza. I ragazzi intervistati su che cosa significa vivere il conflitto a scuola esordiscono riconoscendo di individuare nella scuola un contesto specifico al di fuori del quale che ha degli obiettivi assenti in discontinuità con gli altri mondi che vivono. E questo ci ricorda quanto accanto all'importanza della continuità educativa tra scuola e famiglia sia anche però importante che le istituzioni scolastiche abbiano il coraggio di giocare la propria specificità, di giocare la propria proposta di appunto impegni e obiettivi e modi di conseguirli che sono caratterizzati da qualità diverse da ciò che è richiesto per crescere in altri mondi o parti di mondo.
Dice questo ragazzo, il liceo classico mi dà un bagaglio di conoscenze che mi rimangono per tutta la vita. Vedo oggi quanto è importante saper parlare, saper scrivere bene. Fare filosofia apre un sacco la mente, varie opinioni, vari pensieri. Se non si studia non fai dei lavori belli che ti fanno guadagnare di più. Molte persone che conosco ci tengono alla scuola, anche perché moltissime persone hanno già deciso il loro futuro, hanno obiettivi e la scuola è come un lavoro, serve a raggiungere questi obiettivi. La scuola quindi è un'area intermedia agli occhi dei ragazzi di passaggio tra la famiglia e il mondo degli adulti. Ti mette nella società, ti fa crescere mentalmente, serve per creare la persona perché ci passi gran parte del tuo tempo, forma il tuo carattere, devi tirar fuori quello che pensi, tirar fuori il tuo pensiero. Insegna ai ragazzi a non stare nell'angolino. Quando gli allievi percepiscono le valutazioni espresse dagli insegnanti, si determinano in loro delle autovalutazioni corrispondenti, dando origine a una sorta di etichettamento. La scuola vive nella mente di questi adolescenti come una messa a prova del valore di sé. È un'occasione per sperimentare la propria autonomia, assumersi responsabilità e assumere senso critico. Durante l'occupazione, beh, è una scuola un po' speciale l'occupazione, ma insomma durante l'occupazione è stato bellissimo perché per 2 giorni ci siamo autogestiti, abbiamo scritto una bozza di riforma scolastica in cui abbiamo dimostrato che la scuola non funziona così com'è. Serve per imparare l'autonomia e l'autonomia non si conquista senza conflitto. I più piccoli si sono spinti a disegnare gli effetti dell'accordo e del disaccordo direttamente con la maestra. Bravo, hai fatto tutto, siamo in prima. Giuseppe, mi hai scocciato. Il conflitto è la perdita di valore agli occhi dell'adulto. L'abaco, siamo sempre in prima, sono piccoli, eh? Sono così piccoli che però fanno lo sforzo, non sanno disegnarsi seduti, ma in piedi sulla sedia per far vedere che stanno attenti, questo sì, lo fanno. L'armonia è avere ognuno il proprio ruolo. Non fare così, se no ti metto in castigo. Ah 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 ah, dice il bambino che, crollato a terra, non resiste da un comportamento trasgressivo che però viene sanzionato dall'insegnante. Sì, va bene maestra, ecco che l'altro nell'armonia è colui che sa dare il giusto giudizio. Laura, Silvia, smettete di chiacchierare, mi racconti qualcosa? Non posso. È un rapporto che quello con l'insegnante educatore deve essere capace di entrare in collisione con quello con i pari, che non è specifico alla scuola, mentre lo è quello tra allievo e insegnante. Ah, maestra, mi correggi il quadernone? Di nuovo vedete che il conflitto deriva dall'andare a sottoporsi ad uno sguardo valutante, la cui legittimità però è riconosciuta. Ma il conflitto non ha, abbiamo visto, su tutti lo stesso effetto. Su qualcuno abbatte il sé, come se desse l'impressione di metterci davanti un ostacolo insormontabile e moltiplicato. Per qualcun altro è l'occasione invece per un faccia a faccia che fa misurare le proprie forze. Per qualcun altro è addirittura l'occasione per sviluppare il proprio sé per colmare le differenze. Le risposte che gli individui daranno alle situazioni di conflitto saranno diverse andando da quelle dominate da una reattività emozionale, negare o minimizzare il problema, esprimere rabbia, rifugiarsi nella fantasia, a risposte più strategiche, ovvero centrate sul problema e sulla soluzione. Analizzare la situazione, ricercare informazioni, chiedere aiuto, organizzare una risposta consapevole. Lo stile personale si sviluppa in base alla storia dell'individuo, ma anche al sostegno sociale che riceve, anche sulla base di come gli viene insegnato a utilizzare il conflitto. La parola agli insegnanti.
Cosa dicono gli insegnanti del conflitto a scuola? Dicono, ma ci troviamo davanti impegnati in una relazione rispecchiante. Sono adolescenti più che studenti. Ci richiedono esplicitamente confidenza, sostegno affettivo, ascolto, vicinanza, comprensione. Certi limiti sono caduti, io mai e poi mai avrei raccontato i fatti miei ad un professore. Oggi invece ho dovuto smettere di dare temi personali perché ne venivano fuori di tutti i colori, non sapevo come gestirla, perché diventavo custode dei loro segreti. Non c'è più un freno inibitorio, non si fanno problemi. Hanno una ricerca di affetto anche fisica. Durante un compito di italiano, un ragazzo si è avvicinato per chiedermi una cosa e mi ha appoggiato la fronte sulla spalla. Non sarebbe venuto in mente a noi. Una ragazza mi ha scritto una mail rimproverandomi di aver avuto sempre un rapporto molto neutro. Io di mio cerco di non fare preferenze e lei mi ha rimproverato di non avere avuto con lei un rapporto più profondo. Alla scuola media questa richiesta passa attraverso l'azione, col trattare l'insegnante in maniera informale, come fosse un familiare. Dice l'insegnante, un insegnante, il rapporto tra studenti e insegnanti è cambiato moltissimo, hanno le stesse reazioni che possono essere accettate, tra virgolette, in un contesto familiare, non in un contesto scolastico. Si permettono certi comportamenti, il tu, ciao bella prof, è affettivo, sì lo capisco, non è cattivo, ma l'altro giorno in classe a me qualcuno mi ha chiesto quando avevo avuto il mio primo ragazzo. Se devo pensare a un altro flash di rapporto diverso con gli insegnanti, penso a qualche ragazza che l'anno scorso mi ha detto «Ma lei non si trucca mai, starebbe molto meglio un po' truccata». È una relazione a tutto tondo. Loro chiedono, loro vogliono raccontare. A me mi dicono «Ciao professorina», perché sono piccola. Sembrano cadute alcune cornici di ruolo e i docenti non si sentono attrezzati, si sentono allo scoperto di fronte a movimenti che sconfinano in un'area di affetti personali e che risultano quindi non gestibili con i tradizionali strumenti professionali, ai quali bisogna opporre un rifiuto? Sono ragazzi che tendono a parlare delle loro cose personali. Io avverto molto negli ultimi anni di essere come un vice papà. Cercano la figura dell'adulto con cui si identificano, ma non sono io. In questo contesto l'insegnante però è guardato anche su base cognitiva. Noi siamo considerati come persone, la voglia di avere, però hanno anche la voglia di avere di fronte qualcuno che valga la pena di ascoltare. Chiedono che tu sappia tutto, conta il rapporto personale, l'attenzione con cui lui ti percepisce appassionata al tuo lavoro. La competenza vale, è chiaro che comunque valutano se sei competente. Vogliono tutto, coerenza e attenzioni. Vogliono sia il vecchio professore che dà i contenuti, i voti, e dall'altra parte attenzione alla persona. È difficile. Sul piano didattico, sempre di più loro mettono insieme il voto con la valutazione personale, come se mi dai 3 in latino, è un giudizio su di me. Mi è capitato di dover dire, guarda, ti do 3, ma ti voglio bene lo stesso. Questa difficoltà a sostenere il giudizio negativo viene ricondotta dagli insegnanti ad una generale fragilità dei ragazzi, che appaiono meno in grado di affrontare insuccessi e frustrazioni. Oggi i ragazzi sono paurosi, insicuri, non si buttano in niente per paura di non farcela. Hanno paura di sbagliare, temono l'insuccesso. Manca la sfida, per me è gravissima, se non c'è questa energia dentro, che cosa fate? Già l'avevo notato al tecnico, con tutti questi mezzi molli, mangioni buttati là in fondo, siete dei grassoni, ero tremenda al tecnico. Adesso qui un pochino, perché sono più piccoli, però questo senso di mollaggine, i ragazzi non sono preparati all'insuccesso. Dalle rappresentazioni degli insegnanti emerge il fatto che i nuovi studenti non hanno la forza di sostenere il contrasto con l'adulto, in particolare con l'insegnante, nella richiesta che questi rivolge loro di diventare persone autonome e autocritiche. Mia madre mi diceva come dovevo vestirmi per la scuola con certi criteri. Loro, in realtà, l'unica cosa a cui tengono è scegliere come vestirsi. Quando io dico tira su i pantaloni, mi rispondono io non mi metto i pantaloni a scellare come lei. Allora io dico a scuola non venite così. La scuola, i motivi di conflitto vanno dunque a situarsi sul piano del comportamento e del rispetto.
Spesso gli insegnanti sono in difficoltà di fronte a comportamenti informali, quando non addirittura apertamente ostili e svalutanti, adottati dai loro studenti nei confronti della vita scolastica. Mi viene in mente, dice un insegnante, l'aspetto di dequalificazione dei luoghi, l'aula, la classe. È difficile che entrino con la sensazione che non è un bar. Bisognerebbe sacralizzare questi luoghi. Loro hanno la certezza che il sapere sia fuori. Bevono il caffè in classe, si portano da mangiare. Un giorno un ragazzo è arrivato con degli spaghetti nel contenitore e la forchetta e si è messo a mangiare in classe. Novità per me, dice un insegnante, è come non curano l'ambiente in cui vivono. È sempre più in disordine e sporco. E loro rispondono, sono imbarazzata per gli addetti alla pulizia. E loro rispondono, ma è il loro lavoro. Manca proprio il concetto di dover stare in un posto in una certa maniera. Racconto un ultimo episodio. Uno studente si alza, gli cadono i pantaloni, tu lo rimproveri, lui ti risponde e lei guardi da un'altra parte. Io gli rispondo che se lo riprendo è perché esiste un regolamento da rispettare. Ma soprattutto dicono sempre, ma cosa ho fatto? È tipico in adolescenza infrangere le regole, ma a me sembra che loro non le infrangano perché non le conoscono, sono confusi e pensano che sia normale fare certe cose. Cosa ho fatto, prof? È sincero. Non si accorgono che magari hanno parlato tutto il giorno. Io spesso non voglio essere direttivo, mentre con loro bisogna esplicitare sempre, altrimenti c'è l'equivoco. Vogliono l'obiettivo a breve termine. Vediamo ora l'ultimo punto di conflitto, il modo di relazionarsi sull'apprendimento. Vogliono l'obiettivo a breve termine, dice un insegnante, vedono a giugno l'esame lontanissimo. Loro vorrebbero vedere risultati immediati su tutto. La cosa che li fa più soffrire è che non capiscono dove li stiamo portando. Il percorso lungo anni non ha nessun senso per loro. Alcuni insegnanti sentono di doverli rincorrere, di dover comunicare con loro importando stili televisivi. Loro hanno la TV sempre accesa. L'insegnante è la TV accesa in classe. Si ascolta, si cattura l'attenzione. Le opinioni, in sintesi, del conflitto che può prodursi a scuola per gli insegnanti derivano da due fonti. Da un lato la famiglia non fa più paura, i genitori sono assenti o troppo presenti o troppo ansiosi, ma non intervengono più in maniera tale da suscitare il conflitto e la ribellione nei ragazzi. Sparisce il conflitto costruttivo in famiglia. A causa di questo anche gli strumenti educativi di cui dispone la scuola, le note, i cattivi voti, le sospensioni, vengono privati di efficacia. Diventa difficile governare il rapporto con i ragazzi. La scuola poi non è più sacra, fra virgolette, non merita né troppi sacrifici né l'osservanza di particolari regole formali. Viene accolta nella misura in cui risulta piacevole, utile alla socializzazione o alla valorizzazione di sé. Altrimenti viene ignorata o attaccata perché vissuta come una costrizione eccessiva. A cosa rimane all'insegnante da fare? L'insegnante, di fronte a questa difficoltà di vivere il ruolo professionale nel conflitto, può passare dall'attivare un'emergenza di ruolo che sprona l'insegnante a difendere strenuamente i suoi contenuti preziosi da trasmettere contro i ragazzi. Una specie di Don Chisciotte, vorrei dire, al prospettare a se stesso difficoltà che appaiono così insormontabili da spingere alla resa educativa. In realtà si può legittimare il conflitto. Come? Concretizzando il conflitto fra gli opposti, ripristinando meglio con la motivazione e il senso di appartenenza, mettendosi contro per far crescere. Ringrazio molto la professoressa Giuliana Pinto, ringrazio molto i partecipanti, so che c'è stato un altissimo numero di presenze a questa lezione. Sono arrivate tante domande, per ragioni di tempo ne abbiamo selezionate solo alcune e adesso le proporrei alla professoressa Pinto. Una domanda che viene da un ascoltatore, come utilizzare il disegno, cioè se si utilizza il disegno
per verificare i momenti di armonia e di disarmonia. Come si fa, quindi in qualche modo racconto un conflitto in classe, sì. Come si fa ad essere certi di interpretarlo in modo corretto? Ci sono degli indicatori chiave su questo? Questo strumento che noi abbiamo tanto utilizzato per superare quella difficoltà che il linguaggio verbale presenta e che fa sì che interrogati i ragazzi rispondano in modo falsato o adeguandosi alle aspettative di chi li interroga, questo strumento, dicevo, è risultato per noi particolarmente eloquente quando proposto proprio con la modalità contrastiva che vi ho proposto. Una modalità in cui cioè si chiede al disegnatore di essere lui a scegliere due immagini prototipiche, che cosa significa per lui armonia o conflitto, come nelle scene che abbiamo visto, ma anche qualsiasi altro aspetto della vita sociale su cui vogliamo il suo parere. Per esempio, se gli volessimo chiedere di mostrarci, come abbiamo fatto in un'altra ricerca, cosa vuol dire stare attenti a scuola e che cosa vuol dire invece stare disattenti. Sarà il confronto fra i cambiamenti che ogni singolo disegnatore apporta alle sue rappresentazioni a dirci che cosa ha messo e che cosa ha tolto, che cosa ha ritenuto utile per farci capire un certo aspetto di una sua esperienza e che cosa invece è caduto nel momento in cui ha dovuto mostrarci nel contrario. È un po' come entrare in un sistema interno di riferimento in cui è il disegnatore che sceglie che cosa è importante. Noi non faremo altro che registrare visivamente il cambiamento, traducendolo in un'indicazione di ciò che è rilevante. Detto questo, certamente, per esempio, negli studi sull'immagine di sé, noi abbiamo guardato il grado di somiglianza con il partner, ma anche il grado di somiglianza che l'immagine di sé aveva con se stessa. Abbiamo potuto aspettarci anche due ritratti stabili. Io sono io, questo è mio padre, io sono io e questa è mia madre. Se invece i due sé messi a confronto tra loro divergono, in che cosa divergono? Età apparente, valorizzazione, stato emotivo? E questi sono indicatori importanti per dirci i riflessi sul sé delle esperienze che il soggetto sta illustrando. Allora, passerei alla domanda di un insegnante di scuola dell'infanzia, che la formula così. Dunque, com'è possibile mantenere un filo costruttivo fra l'esperienza nella prima infanzia, di conquista dell'autonomia e della fiducia, su cui gli insegnanti dell'infanzia lavorano tanto, e il salto della crescita nell'adolescenza, che non sembra essere collegato a queste esperienze infantili. Quindi si può trovare un dialogo fra i docenti dei vari ordini di scuola su questo? Questo è molto interessante perché la parola chiave, io sono d'accordo, che è fiducia. Cioè il modo costruttivo di vivere il conflitto fondamentalmente è avere fiducia nel partner col quale possiamo appunto discordare, al quale possiamo opporci, ma al quale fondamentalmente riconosciamo un valore. Questo valore nella prima infanzia è incondizionato, perché l'adulto è la fonte di quella sicurezza di base che ispira ogni relazione primaria. Dunque, l'insegnante di scuola per l'infanzia che impone un divieto sa che potrà farlo autorizzato dalla certezza che il bambino si fida di lui. Con l'adolescente è proprio la fiducia che è messa in discussione, la fiducia dell'altro come modello. E bisogna inesorabilmente accettare che diventi attraente per l'adolescente anche proprio il modello negativo. Dunque, che l'essere messo in discussione non dipende da quanto noi siamo corretti, o è come dire, è quasi un dato scontato. L'adulto deve avere allora la sufficiente fiducia in se stesso
da tollerare il fatto di essere poi rifiutato, di fatto, di essere svalorizzato, di essere reso periferico, accettando di interpretare questa situazione non come un fallimento della propria bontà di educatore, ma come una specie di malattia necessaria, come una malattia esantematica. Rifiutare il modello adulto, il migliore del mondo, fa parte della crescita. E dunque la febbre di rifiuto non ci dice che noi siamo dei cattivi modelli, ci dice che l'altro ha comunque bisogno di cercare altrove. E dunque all'insegnante e all'educatore dei livelli più avanzati scolastici si richiede di non dipendere troppo nella sua star bene dall'accettazione che riceve da parte dei suoi allievi, che non sono misura della sua qualità professionale o della sua qualità di persona. Un'ultima domanda, rapidamente perché siamo poi in chiusura. Quando ci sono allievi particolarmente oppositivi in classe, ma veramente oppositivi, con i quali non si riesce a negoziare quasi niente, come si può comportare un insegnante e anche un genitore quando ci sono figli particolarmente oppositivi? Sai, mi viene in mente un'esperienza clinica di cui ci parla appunto la psicanalisi, ci parla di un genitore che, attaccato fisicamente dal figlio, lo ferma, lo blocca e gli dice: non posso permetterti di danneggiarmi, non posso permetterti di farmi male, non posso permetterti di essere così cattivo, mostrandosi capace di autotutelarsi. Dunque, lo stop, il ricorso all'autorità sono necessari. L'altra strada è diluire lo scontro quanto più possibile nel gruppo, spostarsi dall'essere il bersaglio del no al situare l'opposizione nella relazione tra ragazzi. Qui apriamo tutto un capitolo che io mi auguro sia oggetto anche di future lezioni: che cosa accade di specifico nella relazione tra ragazzi, perché anche lì non ci sono, lasciatemi dire così, non ci sono bulle e vittime, ci sono relazioni che creano vittime e prepotenti. Qualche indicazione bibliografica ci chiedono alcuni partecipanti, che può essere utile per approfondire un po' il tema? Mi permettete di inoltrarvela per mail a corredo di questa presentazione, che so che vi verrà proposta? Così sceglierò qualche lettura mirata. Ottimo. Bene, allora a questo punto ringrazio moltissimo la professoressa Pinto. Vi invito a seguire i prossimi incontri, che saranno il successivo sarà il 18 aprile alle 17 con Maria Cristina Peccianti su percorsi di didattica inclusiva. Il 20 aprile alle 16 ci sarà una lezione sulla qualità delle relazioni per stare bene nel sistema classe con Francesca Cantaro. E il 22 aprile Giacomo Stella e Paola Pasotto parleranno di strumenti digitali per la didattica inclusiva. Vi ringrazio molto per la vostra partecipazione e ci vediamo prossimamente con il prossimo webinar il 18 aprile.